Sì, allora, noi siamo in diretta a Palazzetto dello Sport, finalmente vedo un presidentissimo felice, perché insomma con lui oggi Felice. sarei venuto qui per l'angolo del presidentissimo, così l'abbiamo chiamato questo momento, e invece vengo qui e trovo questa partita di basket riservata Sedici. under 16 che oggi hanno vinto. Quanto hanno vinto? 70 a 48. Ah, 70 a Vabbè, 40. scusatelo perché insomma il nostro Ma io non guardo il presidente, punteggio. O si vince o si perde per me. diciamo la verità, il nostro presidente è un po' datato negli anni, quindi la memoria sta cominciando a perdere colpi. Insomma, questa è una grande soddisfazione da Sì, parte dei sì, sì. ragazzi. È una grande soddisfazione, soprattutto finalmente siamo riusciti, anche facendo veramente dei grandi sacrifici, i ragazzi, e lo meritano meritano questa vittoria, perché ci alleniamo adesso anche con delle palestre, anche 4 volte a settimana. E i risultati si stanno vedendo, anche se loro sono stanchi, però io vedo questa continuità anche nel gioco, vedo molti movimenti, stiamo lavorando tantissimo anche sulla difesa, che era quella che ci mancava, perché in questa squadra, a parte i punti di Vitrani, di Sant'Angelo e di Sardaro, che sono i soliti, diciamo, quest'anno finalmente abbiamo visto anche Del Vento e viceversa, tutti gli Insomma, altri. abbiamo visto tanto, abbiamo Abbiamo visto visto tanto. tanto, sì. Andrea, io volevo ricordare questi perché io voglio sempre dare visibilità ai ragazzi. Mi avvicino un attimo, pregherei il nostro cameraman Giuseppe Cannone per l'occasione oggi. Mi avvicino così sentiamo i nomi dei protagonisti di oggi, di questa vittoria. Aspetta che arrivo subito. Tu ti chiami? Francesco Pagano. Francesco Pagano. Massimiliano Pagano. Ah, ecco, parenti, no? Sì. Ah, ecco, cugini, cugini, cugini Pagano. Tu? Dario Malcangio. Dario Malcangio. Catalano Andrea. Catalano Andrea, allora seguimi un attimo, Giuseppe. Lorenzo Vitucci. Lorenzo Vitucci. Sant'Angelo Giorgio. Armando Vitrani. Sabino Del Vento. Emanuele Sardone. Lucio Marino. Alessio Daniele. Perfetto, l'abbiamo detto tutti, vedo, ci sono tutti. Beh, complimenti ai ragazzi per questa vittoria. Una vittoria che sia di buon auspicio, Giuseppe, per insomma questo campionato di promozione. Ragazzi, avete visto la partita sabato? Ciao Niki, grazie. Un grande evento. La partita è stata un po' così, c'è stato un tre tempi nella quale insomma la squadra ha sofferto, ha reagito, ma è stata sempre dietro. Però c'è stato un quarto tempo eccezionale. Allora Andrea, noi ci siamo sentiti soltanto attraverso un messaggio la sera tardi, quando ti ho voluto rincuorare un attimino, insomma, un tuo commento alla partita, visto che non ci siamo sentiti per niente. Parlo da presidente, fa male, perché perdere due partite, una di un punto, l'altra di 2 punti, diciamo È vero. che ce la stiamo giocando con tutte quante. Non siamo una squadra che ha paura degli altri, siamo una squadra bella motivata, ci manca quel pizzico di fortuna che ci fa entrare quella palla in quel cerchio, dove il nostro Curci e il nostro Manzi domenica hanno mancato tantissimo, soprattutto la loro forza che era il tiro da 3 punti, e ci è mancata veramente tanto. E non parliamo anche dei tiri liberi, dove che su 40 tiri liberi ne abbiamo sbagliati 20, e lì si è fatta proprio la differenza. E poi Bastavano anche 2 tiri liberi e si portava a casa la partita. consentimi di specificare un altro dato importante, che questi tiri liberi sono arrivati in un momento importante della partita, nel finale, e purtroppo voi anche per la stanchezza, perché il roster è decimato anche dall'assenza, diciamolo pure, dai primi minuti del nostro Rizzi, insomma, ha determinato un lungo minutaggio in campo dei ragazzi, alla fine hanno Sì, pagato. ma per questo ti dico, noi siamo una squadra. Chiunque quest'anno abbiamo una bellissima panchina, anche un po' lunga, nel senso che chi entra in campo agli ordini di Coach Carano è sempre ben attrezzato, sa quello che deve fare. E penso che l'hai visto, che anche il nostro capitano all'inizio dei 2 minuti ha cambiato anche coach, perché non stava facendo quello che doveva fare. Quindi non ha paura il nostro allenatore di mettere anche il Assolutamente, ragazzino. Cioè, siamo assolutamente. veramente una squadra da promozione, e ne vedremo delle Va bene, belle, ecco. allora c'è stata questa soddisfazione questa sera, però insomma adesso ricordiamo ai nostri amici che il campionato è appena iniziato, sono solo due le partite, purtroppo le abbiamo perse, insomma un inizio difficile, come tra l'altro è successo anche l'anno scorso.
Adesso invece sabato avevamo perso la prima e vinto la seconda, okay, in casa. Però ecco, per in promozione abbiamo due sconfitte su due, insomma. Adesso invece rituffiamoci in questo campionato, nel tuo angolissimo, insomma. Voglio anche ricordare che sabato o domenica si gioca dove? A Foggia. A Foggia, un altro campo domenica difficile, con grande tradizione. Ha trovato anche Foggia la prima vittoria a Trani, quindi loro sono molto motivati, come lo siamo noi. Ripeto, non abbiamo paura di niente, di nessuno. Andiamo sul campo, ce la giochiamo come ce la siamo giocati con il Marble Bari, ottima squadra, ben messa in campo, ma alla fine abbiamo fatto vedere che anche noi quest'anno ci siamo. È vero, ci siamo, ci saremo, anche perché supportati da questo pubblico straordinario che anche questa sera era qui. Sì, è vero. La cosa che mi fa veramente male è non aver accontentato sabato il caloroso pubblico che è venuto, ne erano più di 200 persone. Veramente grazie a loro, e continuo a invitarli. E spero che domenica portiamo i primi due punti a casa, così sabato l'altro sarà ancora nuovamente sarà festa. Speriamo. Va bene, intanto io faccio i complimenti ai ragazzi, bravissimi, insomma, avete dato questa grande soddisfazione non solo al presidentissimo, ma anche a tutta la nostra società, a tutta la nostra comunità, a tutte queste tifosi e tifose che vengono a guardare. Infatti, sì, ci stanno ancora lì ad aspettare che noi finiamo la diretta. Portare perfetto. I propri figli a casa. Riposare. Va Voglio bene. Fare solamente Dimmi. Un piccolo complimento, soprattutto parlo in generale a tutti i ragazzi, che veramente oggi ho visto una buona squadra. Se giocavamo così anche contro il Trani. Ah, abbiamo dimenticato, tu sei l'allenatore di questa io squadra. Sono l'allenatore. Non sei il presidentissimo, ma sei l'allenatore. Io li formo fino a quando posso, la mia capacità tecnica me lo dai, poi li lascio a Coach Carano, dove adesso ti seguo, quello che volevo dire, dove Sant'Angelo e Armando, classe 2004, quest'anno Coach Carano li vuole in prima squadra, dove stanno facendo anche loro del bene in prima squadra, dando per il momento una mano ad allenarsi. Piano piano, mattoncino su mattoncino sarà anche loro la motivazione. Arriverà al loro momento. La loro convocazione. Bene, allora bella notizia questa, insomma, due ragazzi, mi raccomando ragazzi, dateci tante soddisfazioni, grandi soddisfazioni, non solo a lui ma a tutti quanti noi. Bene, io vi lascio con questa bella notizia, quindi questa bella vittoria di questa Under che ha dato tante soddisfazioni sul campo e anche fuori dal campo. Naturalmente noi per adesso ti lasciamo, poi giovedì ci risaremo qui, ma per sentire la parte tecnica da parte del nostro Felice Carano, e poi tutti pronti per domenica, dove a Foggia speriamo arrivi la prima vittoria. Allora, l'anno scorso è arrivata la vittoria da Foggia, speriamo che anche quest'anno accada la stessa cosa nel capoluogo Dauno. Bene, questo è davvero tutto da Pino Crisorio, da Giuseppe Cannone alle riprese. Noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento alle prossime, sempre sul pezzo, sempre, mi raccomando, solo Canosa. Facciamo l'urlo finale, vediamo un po'. Fare loro, lo Io metto loro. Anche il microfono, sì. Attenzione, dai, uno, due, tre, Caos! Ciao a tutti.